Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Come sempre ringrazio sempre tutti per le visualizzazioni che mi fate. Oggi vi voglio presentare una buona ricetta, le brioscine morbide a forma di girelle. Adesso vi do gli ingredienti. Allora, per le nostre girelline ci vogliono 250 g di farina Manitoba, 250 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 125 g di yogurt a vostro gradimento, fragola, bianco, quello che volete, 80 g di olio di semi, un uovo, 100 g di latte, un lievito e una bustina di vanillina. Poi, per decorare internamente, ci vuole un po' di Nutella ed esternamente, invece, per spennellare, ci vuole 2 cucchiai di latte e un uovo. Cominciamo con l'inserire il lievito nel latte e lo facciamo sciogliere. Allora, una volta sciolto il lievito con il latte, incominciamo a inserire l'uovo. Inseriamo tutti i liquidi. Poi inseriamo il lievito con il latte. E alla fine inseriamo lo yogurt. Inseriti tutti i liquidi, cominciamo a inserire lo zucchero e poi piano piano inseriamo sia la farina di Manitoba che la farina 00. Mentre aggiungiamo la farina, inseriamo anche la bustina di vanillina. Dopodiché finiamo con la farina e impastiamo il tutto. Una volta impastato il tutto, copriamo con un canovaccio e facciamo riposare per un paio d'ore, fin tanto che la pasta non si raddoppi. Allora, abbiamo fatto crescere il nostro impasto, quindi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stendere l'impasto rettangolarmente. Allora, dopo aver steso la pasta rettangolarmente, adesso dobbiamo tagliare delle strisce. Delle strisce un po' larghe. Poi la dimensione la scegliete voi, la larghezza. Formate le strisce per dritto, adesso tagliamo le strisce anche centrali. Quindi dopo prendiamo una striscia, la allunghiamo leggermente, prendiamo la Nutella e la spalmiamo sopra la nostra girella. Una volta spalmato, giriamo e facciamo la girella e la mettiamo sulla carta da forno. Formiamo tutte le strisce come vi ho fatto vedere prima. Formate le nostre girelline, facciamo riposare ancora un'oretta l'impasto. Allora, una volta aver aspettato che l'impasto ricrescesse di nuovo, abbiamo aspettato un'oretta all'incirca, adesso lo dobbiamo spennellare con un uovo e 2 cucchiai di latte, di cui sono andati già dentro. Scusate se ogni tanto sbaglio un po' a parlare, però ogni tanto capita. E che dobbiamo fare?
Allora, una volta in pratica che abbiamo amalgamato il tutto, dobbiamo spennellare le nostre girellone. Quindi spennelliamo con il latte e l'uovo. Li spennelliamo tutti. Allora, dopo aver spennellato le nostre girelle, adesso inforniamo a 180 gradi per 15 minuti. Forno sempre statico. Abbiamo sfornato le nostre girelle e sono venute in questo modo. Mi raccomando, fatele perché sono buonissime, sono morbidissime e riempite con Nutella, che sono golosissime. Mi raccomando, iscrivetevi sempre al mio canale, like sempre, mi raccomando, e ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio grande.